Viviamo in un tempo in cui molte persone pensano che le copie fisiche dei libri siano obsolete e semplicemente inutili. Fortunatamente c'è chi la pensa diversamente e attribuisce grande valore ai libri. Oggi parliamo dei 10 libri più costosi mai venduti. 10. Le fiabe di Beda il Bardo. 3,6 milioni di euro di Rowling. Rowling ha dato 7 copie di questo libro per l'infanzia che viene menzionato più volte in Harry Potter e i Doni della Morte. Ogni copia è scritta a mano e illustrata dalla stessa autrice, rilegata in pelle marrone e decorata con argento e pietre di luna. L'autrice ha dato 6 delle 7 copie originali ad amici ed editori. La 7ª copia è stata invece venduta all'asta per 3,6 milioni di euro, il che la rende il più costoso manoscritto moderno. 9. La Bibbia di Gutenberg, 4,6 milioni di euro. La Bibbia di Gutenberg, nota anche come Bibbia a 42 linee, è il primo libro stampato utilizzando caratteri metallici mobili prodotti in serie in Europa. Di circa 180 copie originali ne sono sopravvissute solo 48 e solo 31 in perfette condizioni. Una di queste copie è stata venduta per 4,6 milioni di euro ad un'asta nel 1987. 8. First Folio William Shakespeare, 5,6 milioni di euro. Commedie, storie e tragedie di Mr. William Shakespeare, o semplicemente il First Folio, è una raccolta di opere di Shakespeare ed è stata stampata nel 1623, 7 anni dopo la sua morte. Di 750 copie originali, oggi ne rimangono circa 228. Considerata come l'opera più duratura in letteratura inglese, queste copie sono alcuni dei più ricercati libri tra i collezionisti in tutto il mondo. Nel 2001, Paul Allen, cofondatore di Microsoft, ha speso 5,6 milioni di euro per uno di essi. 7. I racconti di Canterbury, Geoffrey Chaucer, 7 milioni di euro. Solo una dozzina di copie della prima edizione de I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, stampati nel 1477, sono oggi sparsi in tutto il mondo. L'ultima copia rimasta, di proprietà di un collezionista privato, è stata acquistata nel 1776 da Earl Fitzwilliam per soli euro 6,80. Chi l'avrebbe mai detto che nel 1998 la stessa copia sarebbe stata venduta all'asta per 7 milioni di euro. 6. Birds of America, James Audubon, 10,8 milioni di euro. Della prima edizione del Birds of America ci sono solo 119 copie complete. Uno dei set, in 4 volumi, è stato venduto all'asta nel 2010 per l'enorme cifra di 10,8 milioni di euro. Altre 2 prime edizioni sono state vendute per 8,3 milioni di euro nel 2000 e nel 2012 per 7,4 milioni di euro. 5. Rothschild Prayer Book, 12,6 milioni di euro. Chiamato anche il libro delle ore Rothschild, il Rothschild Prayer Book è un manoscritto fiammingo miniato, un libro delle ore. Il manoscritto, di 254 fogli, è stato compilato da diversi artisti tra il 1500 e il 1520. È stato acquistato nel 1999 per 12,6 milioni di euro, battendo il record per il più costoso manoscritto miniato del mondo. 4. Babe Psalm Book, 13,4 milioni di euro. Il Babe Psalm Book è probabilmente meglio conosciuto per essere stato il primo libro stampato nel Nord America britannico ed è stato stampato nel 1640 a Cambridge, Massachusetts. Si pensa siano rimaste solamente 11 copie del libro, di cui una è stata venduta all'asta nel 2013 per 13,4 milioni di euro. 3. Vangelo di St. Cuthbert, 13,4 milioni di euro.
Il Vangelo di St. Cuthbert è un Vangelo tascabile dall'VIII secolo, scritto in latino. La sua importanza deriva dal fatto che rappresenta uno dei primi esempi di rilegatura nel mondo. È stato venduto all'asta nel 2012 per 13,4 milioni di euro. 2. Magna Carta esemplare originale, 20,1 milioni di euro. La Magna Carta, nota anche come Magna Carta Libertatum, è una carta elaborata dall'arcivescovo di Canterbury e accettata dal re Giovanni d'Inghilterra per portare la pace tra lui e un gruppo di baroni ribelli. Nel 2007 una copia originale della Magna Carta è stata acquistata all'asta per 20,1 milioni di euro. Si dice che l'acquirente sia David Rubinstein. 1. Il codice Leinster, Leonardo da Vinci, 29 milioni di euro. È forse il più famoso dei diari scientifici di Da Vinci. Contiene riflessioni e teorie scritte a mano su una grande varietà di argomenti, dal movimento dell'acqua al brillare della luna ai fossili. Nel 1717 il manoscritto fu acquistato per la prima volta da Thomas Coke, che divenne poi conte di Leinster. Da qui il nome del manoscritto. Nel 1980 fu il collezionista d'arte Armand Hammer ad acquistare il manoscritto. Nel 1994 il diario fu acquistato da niente meno che Bill Gates, che pagò 29 milioni di euro per averlo, rendendo il manoscritto il libro più costoso mai venduto. Se vi è piaciuto il video, mettete i vostri like e commenti e iscrivetevi al canale.